Allora, voglio parlare di Il Decimo Toro, persona, non so come si chiama, insomma, con cui ho avuto un battibecco che ha ritenuto opportuno di bloccarmi, perché lui sosteneva che utopia e distopia erano la stessa cosa, e io dicevo che utopia indica non luogo, cioè utopia, distopia, adesso hai tirato fuori un altro. Insomma, era una disputa sulla lingua greca in cui avevo ragione, chiaramente, perché io conosco il greco e parzialmente anche il greco antico, ma insomma, ha più o meno provato a dire che aveva ragione anche quando per me non aveva, ma non per me era fatto distopia, luogo, mi ricordo qual era, atopia, adesso non me lo ricordo. Era proprio nella parola stessa il senso. Comunque, avendo detto ciò, avendo capito che ha questa politica, anche quella di eliminare i commenti. Allora, eliminare completamente i commenti non è buona politica. Perché? Perché la gente non partecipa, non ha la capacità di replicare quello che dici, che è opinabile. Soprattutto un video, questi video suoi di opinioni, capisco che non possano esserci non commenti su un video sul mare, non so cosa uno possa dire, è un documentario, va bene. Allora, adesso lui sosteneva che la manifestazione, ha sostenuto la manifestazione di oggi, a cui io c'ero per tutto il tempo, e lui no, è venuto a pare l'ultimo soltanto a gongolare e fare il gufo su quello che era successo, che non mi sembra una buona buon atteggiamento. Allora, prima di tutto, lui sostiene che si bisogna fare una manifestazione solo quando si è tantissimi. Morale, lui sostiene che noi sovranisti indipendenti non abbiamo il diritto di incontrarci perché non siamo tanti. E risposta: ma come facciamo noi a diventare tanti se neanche facciamo una manifestazione? Ragazzi, molta gente inizia a fare i concertini, che non è nessuno, e poi sono diventati famosi. Non è che uno subito sale su un palco e i Beatles suonavano a Cavern. Ok, è una manifestazione pubblica, è anche un modo di conoscersi e di far vedere alla gente che sta per strada un qualcosa. È anche un modo di riunirsi e parlare, conoscere la gente comune, sentire il polso della situazione. Ok? Poi, successo o non insuccesso, si sa che non è stata pubblicità. Non puoi paragonare Salvini, che ha un battage, ha una sua visibilità enorme, con noi. Non puoi paragonarlo. Seconda cosa, ma nessuno impedisce a una persona di andare a vedere Salvini e partecipare a Liberiamo l'Italia, che è l'unico movimento non facilmente infiltrabile che farebbe veramente queste cose. Ma voi pensate che ai primi incontri dei 5 Stelle c'erano decine di migliaia di persone? Ok? Che poi sia stato un flop completo, è venuto alle 5 e mezza, grazie al cazzo, è finito alle 5 e mezza più o meno adesso. È vero che magari qualcuno dopo dalle 2:30, dopo 3 ore se n'è andato. Chiaro, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, qualcuno se n'è andato prima, è normale, è fisiologico. Ma non puoi tu, non avendo assistito a nessun intervento, e dire che è un flop solo giudicando dal numero delle persone. Ma non esiste una qualità di quello che si dice, una forza di quello che si dice, serrare i ranghi per cui le persone che escono da quell'incontro sono più determinate a fare qualcosa? Ma quanto dobbiamo aspettare? Una vita? Una vita a incontrarci? Sembrano quelli che se non partono col botto, non partono. Ora, tu puoi opinare, ma dire a priori che è un flop mi sembra una disonestà intellettuale. Non puoi dire che è un flop. Perché io c'ero e vi dico che siccome lui non c'era, ha chiesto a uno, ha chiesto all'altro, ma che modo di fare le cose è questo? Che modo di fare queste cose? Ma uno o due persone?
Come fa? Un poliziotto stabilisce quante persone c'erano. Ok, ha l'occhio, non si sa, ci vuole persone molto più. Raga, io c'ero, io non so come fanno le persone con un'occhiata a stabilire quanta gente c'era. Ok, che hanno un software nel cervello. Possono essere 1500, 1800. Beh, io c'ero. C'era gente venuta da altre parti d'Italia. C'era gente fortemente determinata. Ragazzi, i mille hanno liberato, fra parentesi, insomma, hanno vinto l'Italia del Sud. Quanti erano i cubani che hanno liberato Cuba? Non tantissimi. Cioè, io adesso sto facendo un paragone forse sbagliato, parlo di cose militari. Quello che voglio dire, che non sempre hai bisogno di masse enormi di persone. Le prime manifestazioni che ho visto, di cui so, contro gli zar, non credo che erano tantissimi, neanche i primi moti carbonari erano quattro gatti. Poi però, poi l'abbiamo persa la nostra sovranità adesso, però col tempo. Però non è che è possibile che appena fai una cosa c'è uno che dovrebbe pensarla come te e invece di incoraggiarti sta a gongolare che non c'era tanta gente. Damo le zappe. Perché loro non ci danno. Ma loro chi? Loro chi? 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 Ma non si può vincere contro un nemico cercando di attirare l'attenzione del nemico che lui ti deve concedere. Ma che stiamo a parlare? Tanti giornali sono schierati da una parte. Anche se erano 50.000 persone, cosa sarebbe cambiato? Che noi. No, non è così. Vi dico una cosa, la mia opinione. 100.000 persone che vengono a fare una passeggiata e poi vanno a casa e non fanno un cazzo. Non fanno un cazzo. Non serve a niente. Non serve a niente. Ci vuole gente. Allora, hanno lasciato questo. Adesso tanta gente avrà questo e se lo legge. Se lo legge e poi lo porta un altro amico, il quale poi parlando. Così si fa una base vera. Con parlare alle persone. Non il canale del decimo toro. Che non mette neanche la faccia. Parliamoci chiaro. Tu fai tanto, tanto il saputone, il saputello. Ma non lo sai. Non lo sai che finché non ci metti la faccia non potrai mai essere credibile? Ma ci sarà un motivo per cui uno dice ci metto la faccia? A me, io ho sentito cose, fino a un certo punto lo sentivo, poi ho capito che c'era qualcosa che a me non piaceva. Chiaro? Poi come si è relazionato a me su una polemica che poi era prettamente linguistica. Però lui ha detto una cosa a mio avviso, ripeto, non avviso, sbagliata dal punto di vista linguistico, gliel'ho fatta notare e praticamente l'ha buttata in caciara e mi ha chiuso. Allora, ripeto, ripeto, io non credo a e non sono a favore di disfattisti, separatisti, sfascisti. Quando si fa, si decide di ottenere un risultato, ci si unisce nonostante alcune divergenze che ci saranno sempre. Perché ragazzi, se voi volete avere qualcuno che la pensa solo come la pensate voi, parlate con voi stessi e solo in certi giorni, ok? Altrimenti è ovvio che non può. Però, finché si sta combattendo, non ci si divide. Chiaro, io pure avevo dei dubbi, ma ci sono andato. Non ci si può dire, anzi, siccome non ci vanno gli altri, non ci vado neanche io, perché se tutti fanno sto ragionamento, non ci va nessuno. Ma scusate, ma l'esperienza di un partito che sulla carta era rivoluzionario, si è rivelato per quello che è 5 Stelle, non mi fa minimamente avere dei dubbi che adesso se Salvini fa questo, Giorgia. Loro hanno più possibilità di avere il potere, ma hanno anche più possibilità di non fare quello che veramente ci vuole per liberare l'Italia. Perché
È chiaro? Allora io preferisco per adesso, pur appoggiando nominalmente Salvini e la Meloni, io non mi fido dei partiti e mi fido di un, gli hanno detto, Comitato di Liberazione Nazionale, che è stato un errore perché dà l'idea del comunismo. Ma il concetto è lo stesso, che ci può essere un Comitato di Liberazione Nazionale non di ispirazione necessariamente di sinistra, che poi attualmente la sinistra è solo un'ideologia, ragazzi. C'è gente che si chiama al fascismo, al comunismo, nessuno dei due potrebbe minimamente mettere in atto queste ideologie che non sono proponibili attualmente. È chiaro? Cosa sarebbe la destra? Cos'è la sinistra? È chiaro che attualmente essere di sinistra e essere di destra, in qualsiasi dei due dei casi, si va a scontrare contro il globalismo. Nella sinistra per i diritti dei lavoratori e nella destra per lo sfascio del senso di identità razziale, linguistica e culturale che si ha col globalismo. Allora, prima eliminiamo il nemico, ok? Se alcune persone devono fuggire dal carcere e uno è polacco sotto la Germania e l'altro è italiano quando gli italiani si sono, insomma, la Germania ha invaso l'Italia e l'altro irlandese, non è che cominciano a discutere, l'inglese tu però stavi con Hitler, io non mi fido di te, e l'altro irlandese, oh ma voi inglese ce l'avete con me, no, ci si mette tutti in comune per fuggire, cazzo. Ora, il discorso del decimo toro, per cui sono quattro gatti e quindi ne parleranno male, ma questa è gente che ti parlerà male in qualsiasi caso. Seconda cosa, ma deciditi, o ne parlano o non ne parlano, ok? Se ignorano la manifestazione, e poi se dicono, ah, una manifestazione così erano quattro gatti, ma secondo voi, che erano quattro gatti, non quattro gatti, voi vi fidate di quello che leggete su Repubblica? No, perché loro, anche se fossimo molti di più, avrebbero detto sempre che eravamo quattro gatti. Quindi 0 meno 0 dà 0. L'unica differenza è che siamo quattro gatti. Mettono le foto che siamo veramente quattro gatti. Non siamo quattro gatti, mettono delle foto che sembra che eravamo quattro gatti. Quindi perché accettino che non eravamo, che non siamo quattro gatti, dovremmo scendere in piazza in 235, 200.000 persone, il che non è attualmente possibile. Qual è l'alternativa? Non scendere in piazza? No, mi dispiace, Decimo Toro e altra gente che rema contro, non è quella l'alternativa. L'alternativa è scendiamo in piazza, vediamo com'è andata, la prossima volta che facciamo? Impariamo dai nostri errori e ci organizziamo meglio, ma non si può fare una cosa senza fare degli errori. Poi, diciamolo. È stata un'occasione anche per me per vedere certa gente, sentire quello che dicono dal vivo, che è molto diverso da internet. Ci sarà tanta gente che si è conosciuta, si è scambiato il numero di telefono. Io ho avuto l'onore di dare la mano, salutare in greco Georgia Vitaku, che ha fatto un discorso forse retorico, ma di presa per la gente. Cioè, una persona greca è riuscita a fare un discorso molto più con le palle di tanti italiani che hanno detto delle cose vere, però un conto è fare una conferenza e un conto arringare la folla. Chiaro? Devi dire le cose come stanno, ma devi anche coinvolgere le persone per dire cazzo, adesso, infatti uno ha detto una cosa giusta, adesso andate a casa, andate alle vostre case, ma non tornate a casa. Nel senso che non è che mo si torna a casa, e tanto che ho fatto io? Ho fatto i video, li ho messi e sto parlando, ok? Probabilmente se non fosse stato lì, non avrei potuto mettere quei video, che è il mio apporto, e non avrei potuto controbattere a queste persone che, oltretutto, Decimo Toro, il tuo video è stato utilizzato da altre persone che sono contro questo movimento per dire che è un flop. Quindi non puoi dire delle cose che poi possono essere usate contro il movimento. Le cose che non vanno, secondo me, andrebbero discusse in privato.
È chiaro? Ma continua. Amodeo dice che il momento che Vox non l'ha più, il suo video non è stato messo su Vox. Errori, Vox ci doveva essere, secondo me. Ci doveva essere Fusaro e ci doveva essere Amodeo. Hanno dato un segnale sbagliato. Qual è? Io faccio la cosa mia e la cosa mia è giusta. Se una cosa la fanno gli altri è sbagliata. Non è così che si vince. Si vince essendo uniti. Perché si chiamava l'unità? Perché già a suo tempo i comunisti avevano capito questo discorso. Ok? Non si vince. Amodeo ha ragione, il Decimotoro ha detto quello, quell'altro ha detto quell'altro. Cazzo, cazzo. Sapete quali sono i gruppi che hanno successo? I gruppi che non si sfasciano. O si sfasciano dopo 10 anni che hanno avuto un successo enorme, tipo i Beatles. Tutti gli altri. Era una cosa di nicchia. Ci sono dei gruppi che sono venuti, sono delle meteore. Ok? Non si vince in questo modo. Non si vince andando a gongolare se qualcuno ha organizzato una cosa differentemente da come se l'avessi organizzato tu, quindi il problema non è combattere contro la finanza, i poteri forti, tutto quello che sta succedendo, il problema è combatterci fra di noi. Assurdo, ridicolo. Ora, se io adesso non faccio lo stesso errore, ok? Quindi, io giudico, hai dato tu l'apporto? Qual è l'apporto del Decimodoro? Dire di andare alla manifestazione di Salvini? Cioè praticamente destra e sinistra come prima? Ma come fate a pensare che Salvini possa fare una minima cosa? Io non sono anti-Salvini, a priori. Quando c'ha questa cazzo di zavola di Berlusconi che è europeista, filo europeista, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ok? Se Salvini ha le palle di dire, magari non vincerò adesso, però io faccio questo azzardo, mi libero di Berlusconi, può darsi che perdo voti da una parte, ma li prendo da un'altra parte, perché c'è tanta gente che non voterebbe mai un partito che si allea con Berlusconi. È chiaro? Quindi perderebbe la parte di Berlusconi, che secondo me la perderebbe in qualsiasi caso, perché sta diminuendo come voti. E molta gente andrà con Italia Viva perché è il nuovo Berlusconi, no? Però volete fare la scommessa a Giorgia Meloni, che secondo me dice cose giuste, ma anche lei è allegata con Salvini e alleata con questo cazzo di Berlusconi. Che da quando ha preso quella batosta che gli hanno fatto Monti, ha capito che deve fare le politiche giuste. Perché prima, assurdamente, faceva le politiche per il sistema sbagliato, ecco perché l'hanno buttato giù. Ma adesso ha capito come funziona l'antifona, che si può rimanere al potere e andare al potere anche perdendo le elezioni. Chiaro? Ma quanto può durare questo gioco? Una volta, due volte, poi la gente non vota più per partiti che sono incompatibili. Che si sa che andrebbero a coalizzarsi pur di rimanere al potere. Ho detto la mia. Arrivederci.